piano terra, per favore. Ma siamo a mangiare sulla spiaggia, quindi. Bene. Queste serate. Settembrino. Insomma, eccoci, siamo arrivati. Questa è la spiaggina che ci ha ospitato per innumerevoli avventure durante tipo la scorsa estate, no, non la scorsa estate, tipo 2 anni fa, una cosa del genere. Vedete l'allegria che. My life is likened to a bargain store. I may have just what you're looking for. If you don't mind the fact that all the merchandise is used. But with a little mending it could be. Abbiamo perso il tramonto, ma l'abbiamo visto tipo in macchina, cioè ora ci sono questi ultimi stralci di tramonto. Stralci di tramonto, ballugini di tramonto. Bene, questa spiaggina ci garba a bestia perché è così, vedi? È come se fosse. Come. Sì. No, come se fosse una spiaggettina privata, forse un tempo lo era. Però ora c'è anche i gabbiani che fra pochino ci taglieranno in testa. Però fino a. Cioè qualche anno fa, un paio d'anni fa, una sera ci pressero addirittura a sassate. Tipo da quella muraglia che vedete, no? Nel coso, sì. Sì, c'erano tipo questi bimbetti che una sera tiravano sassi e io di rimando ne ritirai, offendendo le mamme in pratica, perché è normale, no? Se te mi tiri sassi, io prima ti ripiglio a sassate e poi offendo quel santo tegame di tua madre. Vediamo la perizia, no? Cioè Paola deve essere per forza precisa, deve togliere, vedi? La bellina, deve togliere per forza la carta che è attorno al collo della bottiglia. Perché Paola, fino a qualche tempo fa, ma anche ora, insomma, a parte, che era l'apritrice ufficiale di vino della Italia 90. Italia 90. Perché ha sempre aperto lei le bottiglie di vino che poi giustamente mi sono scoppiato io, perché Paola è Artemisia, capito? È Astemia, quindi raramente beve, quando beve è come se beve. No, scherzo, ma beve veramente poco. Insomma, bimbi, ora riso freddo di Paola che è buonissimo, proprio veramente. No, se uno dice beh, riso freddo, no, questo è il riso freddo di Paola. Che è veramente buono, guarda, ti giuro, tu il riso freddo di Paola tutto attaccato come si vede in sovrimpressione. E del tipo, no, veramente guarda, ve lo farei assaggiare, foste vi si farebbe tipo una spiaggiata. Il riso freddo di Paola è buono, a bestia.